della politica. Mi faccia una previsione rapidissima, però aspetti, prima voglio dare per i nostri teleascoltatori il numero di telefono. Per chiunque voglia interloquire con noi, ora stiamo parlando di politica e di costi della politica, ma lo dicevo prima, parleremo di cultura e di sport. La linea per andare in diretta con noi, e vi invito a farlo, è quella dello 081 844 6552. Ripeto, per quanti volessero interagire con noi, 081 844 6552. Allora andiamo poi più sul concreto: quanto campa questo governo Monti secondo lei, al di là della posizione sua, del suo partito, che non è esattamente favorevole? Quanto arriverà fino a fine legislatura o inciamperà prima? Guardi, noi il governo Monti lo abbiamo votato appena si è presentato in Parlamento, perché Monti si presentò con delle parole d'ordine che erano rigore, equità, sviluppo, e queste sono le parole d'ordine che stanno nelle corde d'Italia dei Valori. E quindi se c'era qualcuno che voleva davvero dare un contributo a questo paese, salvare questo paese, è fin troppo evidente che noi eravamo insieme a chi vuol salvare davvero l'Italia, e abbiamo votato la fiducia in prima battuta. Ma quando poi nel merito abbiamo visto i provvedimenti che questo governo, purtroppo sponsorizzato dal PDL al PD con una regia dell'UDC, e probabilmente quei partiti che hanno grandi responsabilità del disastro che si è creato in questo paese, e che naturalmente, non potendoci più mettere la faccia, stanno utilizzando Monti come maschera, perché questa è l'amara realtà che abbiamo constatato durante l'ultima manovra economica che abbiamo votato in Parlamento. Perché in questa manovra economica, quando noi dell'Italia dei Valori abbiamo detto muoviamoci soprattutto su quattro direttrici per prendere le risorse, la prima è mettere le mani nelle tasche degli evasori, evasori noti ed evasori nuovi. Gli evasori noti erano quelli che avevano beneficiato dello scudo fiscale, che per rimpatriare, ripulire i loro capitali sporchi che tenevano all'estero, ed è stata data loro la possibilità di riportarli in Italia, si è chiesta all'epoca un'aliquota del 5%, e noi abbiamo detto: perché non aggiungiamo a quella irrisoria aliquota del 5% un ulteriore 15% per farli arrivare ad un'aliquota complessiva che è del 20%, e considerate che il 20% è già meno dell'aliquota che viene applicata ai pensionati. Sulla busta paga dei pensionati viene applicata un'aliquota del 23%. Allora, questa è la giustizia. Se tu facevi pagare agli evasori, quelli che non hanno mai pagato, quelli che hanno fregato lo Stato e fregano i cittadini, era un atto di giustizia. Beh, hanno fatto orecchie da mercanti. No, gli evasori non devono essere toccati. E abbiamo detto, abbiamo scoperto che presso i forzieri delle banche svizzere ci sono altri capitali di evasori. Abbiamo detto: facciamo come ha fatto la Germania e la Gran Bretagna, che per questi evasori che hanno dei capitali nascosti nei forzieri delle banche svizzere, si faccia il prelievo alla fonte e lo faccia direttamente il governo svizzero. Infatti c'era stata una convenzione tra i governi tedesco e inglese e il governo svizzero, perché il governo svizzero, pur lasciando quei capitali lì, prelevasse, facesse una ritenuta fiscale e la rimettesse rispettivamente a Berlino e a Londra. Dico, facciamo la stessa cosa, facciamo arrivare anche in Italia proventi di evasori. Ed era una cifra di 14 miliardi di euro che si potevano incassare prendendo da questi nuovi evasori, che sommati ai precedenti di cui vi parlavo, dove con l'aliquota del 15% in più si andavano a prelevare altri 20 miliardi di euro, 20 e 14 siamo a 34 miliardi, e lì
lì che bisognava mettere le mani nelle tasche degli evasori, non nelle tasche dei pensionati o dei lavoratori a reddito fisso, o addirittura passando la prima casa. La prima casa in Italia forse non lo sa questo governo di tecnici, perché non ha rapporti, contatti con i cittadini come li abbiamo noi. Il 76% degli italiani ha una prima casa, ma molti di questi italiani questa prima casa non l'hanno neanche ancora pagata, perché ci hanno ancora mutui, e molti di questi italiani questa prima casa hanno difficoltà oggi a pagarla, perché tanti purtroppo sono finiti in cassa integrazione, in mobilità o hanno addirittura già perso il posto di lavoro. E allora è mai possibile che si va a prendere i soldi dai soliti noti? E io in Commissione Finanze durante l'audizione ho chiesto al Presidente Monti perché non seguiamo l'altra strada che noi abbiamo previsto, e lui mi ha risposto molto candidamente, perché oggi purtroppo lo Stato italiano non è in condizione di poter conoscere i grandi patrimoni, perché noi inoltre abbiamo previsto una patrimoniale, cioè oltre agli evasori. Allora, mi perdoni, perché altrimenti sfilacciamo troppo il discorso. Mi dia una battuta rapidissima, poi cambiamo argomento. Lei è onorevole perché è eletto con una legge elettorale che l'ha sostanzialmente nominata, ed è una legge elettorale, famoso Porcellum, non esattamente diciamo così ben vista da tanti cittadini. La cambiamo questa legge, sia rapidissimo però, o questi gruppi di potere, che vanno sia da destra che da sinistra, ben inteso, faranno in modo di non cambiarla per autorigenerarsi e per autonominarsi di nuovo? Beh, innanzitutto però mi deve consentire di correggerla. Immagini. Io non sono un onorevole, bensì sono un deputato, perché la nostra Costituzione prevede la Camera dei Deputati e non la Camera degli Onorevoli, perché anche questo appellativo di onorevole già fa prefigurare un privilegio. Se io sono onorevole o meno lo dovranno decidere i cittadini quando vanno a votare, quando vanno a giudicare e a scegliere me o altri. Ma senza la preferenza come la scelgo? Ed è questa la cosa grave sulla quale come Italia dei Valori lo scorso anno girammo paese per paese, piazza per piazza, per raccogliere le firme per abolire questa orrenda legge elettorale, dove i parlamentari vengono nominati da 5 padroni, perché Berlusconi e Bersani, Bossi e Di Pietro, Casini e Fini sono loro che decidono chi deve andare in Parlamento, ed è la ragione per la quale una volta che si è finiti in Parlamento il deputato, piuttosto che ascoltare i territori, essere al servizio dei cittadini, preferisce fare il lucidascarpe del suo capo, perché in questo modo verrà sicuramente ricandidato, rinominato e riportato in Parlamento. Ed è questa la ragione per la quale si è incrinato sempre di più il rapporto tra l'eletto e l'elettore, perché l'eletto non ha nessun interesse con questa schifosissima legge elettorale ad avere contatti con i cittadini, ad ascoltare le esigenze del paese, dei territori, perché l'unica esigenza che ha per rimanere in Parlamento è di tenersi buono il suo capo. Lucidare le scarpe, che dicevamo. È così, è così, è così. Però voglio dire, tra poco la Corte Costituzionale si dovrà occupare del caso. Esattamente.